Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video svuota la spesa da Lidl. Era un po' di tempo che non ne facevo uno e quindi oggi mi è venuta la voglia di condividere con voi i miei acquisti. Partirei subito dalle cose che poi vanno riposte in frigo. Questo pacchetto di patate da forno con il taglio rustico, quindi sono quelle un pochino più larghe e piatte, che a me piacciono molto di più rispetto a quelle classiche, quindi quando le vedo di solito le compro, quindi ho preso queste. Poi ho preso del pesce, in particolare questo che è un pesce già impanato e qui c'è scritto vele di mare. Io di preciso non l'ho mai assaggiato questa tipologia qui particolare. Ora vi dico quello che c'è dentro: filetto di merluzzo sudafricano decongelato. Quindi questo non si può congelare, va fatto direttamente, quindi questo magari lo cuocio già domani, così almeno non lo devo congelare. Però insomma mi ispirava, fatto così, vediamo, non lo so, è una prova, vediamo come sarà. Poi ho preso l'orata, quella fresca, classica, e poi ho preso una cosa che non avete mai visto nei miei svuota la spesa, se non molto raramente, perché di solito non li compro, ho preso dei salumi. Io non ne mangio tantissimi, ma questa volta mi servivano perché devo fare dei panini e quindi mi servivano i salumi. Ho preso una confezione di tacchino, questo dal salumiere, petto di tacchino al forno, quindi quello confezionato così, però diciamo tagliato fresco, tra virgolette. E poi sempre della stessa marca ho preso la mortadella. Queste sono due tipologie di salumi che di solito io utilizzo se devo fare dei panini. Siccome devo fare un viaggio e mangeremo panini, mi servivano. E poi ho preso dei medaglioni di merluzzo, sempre decongelato, da fare al forno, e in questo caso sono rotondi, quindi diciamo che è la stessa cosa, solo che in un caso la forma è rotonda e nell'altro caso la forma è un pochino più rettangolare, a forma di trapezio, non so, una forma particolare. E queste sono le cose che adesso vado subito a mettere di nuovo in frigo. Poi ho preso dei tovaglioli, una confezione piccola, perché non volevo prendere quelle confezioni gigantesche, mi serviva più piccola. E poi dei piatti usa e getta. Questi non sono di plastica, questi sono i piatti biodegradabili che si possono buttare nell'organico. Quindi non si tratta di piatti di plastica, ma di piatti che si possono tranquillamente smaltire, che non danneggiano l'ambiente. Questo lo dico prima che mi mettiate nei commenti che io uso la plastica. No, perché questi comunque non sono piatti di plastica, sono semplicemente dei piatti usa e getta. Poi ho preso dei fazzoletti perché li avevo finiti e inoltre non capisco perché, ma anche se siamo comunque ormai molto molto lontani dalla primavera, io sto soffrendo di allergia, quindi mi servono i fazzoletti. Ho preso questi qua semplici di carta. Poi ho preso degli stuzzichini, diciamo così, questi sono i mini strudel, gli strudelini alla ciliegia, questi sono veramente buoni, sono piccolini, tolgono proprio la fame, quella voglia, diciamo, di qualcosa di goloso e sono comodissimi da portarsi dietro perché appunto hanno delle dimensioni molto molto ridotte. Poi ho preso due barattoli di marmellata al lampone bio. Ho preso la marmellata bio non tanto perché io voglia la marmellata bio, ma perché è più piccola come dimensione, sono 260 grammi. E quando prendo la confezione grande, dopo un po' di giorni, poi nel frigo va a male, quindi sono costretta a buttarla via. Allora, per evitare gli sprechi, prendo delle confezioni un pochino più piccole. Ne ho preso due confezioni perché comunque a me quella ai lamponi piace tantissimo e non riesco a trovarla facilmente in confezione piccola, quindi già che ero lì e l'ho vista ne ho preso due. Poi ho preso una confezione di carbone vegetale, poi una confezione di caffè solubile in formato grande, questo è della marca Bella Rom, eccolo qui. Questo io lo utilizzo solo qualche volta in realtà, però insomma è un formato abbastanza conveniente. Poi ho preso le nastrecce Teneri Amici, quindi quelle brioche piccoline a forma di animale. Non le ho prese tanto per la forma dell'animale, ma perché sono piccole, quindi sono molto comode da portarsi dietro, ma soprattutto molto comode quando si vuole fare uno spuntino veloce. Sempre della stessa marca e degli stessi generi, più o meno, ho preso i panini dolci al latte.
Questi li mangiamo a colazione con la marmellata, quindi insomma sono buoni e comodi. Poi ho preso due confezioni di filetti di aringa, questi qui conditi con il pomodoro. Questi a me piacciono veramente tantissimo, questi della marca Nixe, non so se si pronuncia in questo modo, comunque ce ne sono tante versioni, a me piacciono molto questi con il pomodoro. Poi una confezione di biscotti Digestive, questi qui rotondi, questi io li adoro, sono veramente buonissimi questi biscotti. Poi una confezione di gel a mucchina, quello che serve per lavarsi le mani quando non abbiamo acqua e sapone, è comunque un disinfettante e io di solito me lo porto nella borsa, quindi se prendo un mezzo pubblico, se magari utilizzo un bagno pubblico e non c'è il sapone, cosa che purtroppo capita spesso che non ci sia il sapone, o anche in spiaggia. Quindi insomma mi viene molto comodo e lo stavo finendo, quindi l'ho comprato appena l'ho visto. Poi ho preso una confezione di pasta che si chiama foglie d'ulivo, perché ha questa forma un po' allungata, un po' piatta, che ricorda una foglia, e sono fatte con gli spinaci. Erano in super offerta perché costavano 99 centesimi, quindi li ho presi perché sono veramente buonissimi, soprattutto conditi con il pomodoro o con delle verdure, a me piacciono molto. Non sono affatto un amante della pasta, generalmente non la mangio, ma se si tratta di pasta che ha dei formati un po' strani, tipo questa, o delle farine particolari, allora magari mi piace di più, quindi ogni tanto me la compro. Poi ho preso tre confezioni di mandorle, ben tre confezioni, perché in casa nostra ormai le mandorle non possono mancare assolutamente. Poi una confezione di dischette struccanti, quelli in formato un po' più grande, perché io mi trovo molto meglio con questi qui più grandi. Poi ho preso alcune cose che facevano parte della linea Back to School, quindi per il ritorno a scuola c'erano dei quaderni, delle penne, delle matite, e io ho preso una cosa che mi serviva tantissimo, che vi faccio vedere alla fine, poi un po' di penne e un po' di matite. Ho preso due penne, una nera e una blu, ad inchiostro gel, queste qui, che sono comodissime da usare. Io comunque ho un consumo di penne veramente allucinante, neanche fossi una studentessa, ma davvero ne uso tantissime. Poi ho preso delle matite in grafite senza legno con la gomma sopra, ed erano colorate all'esterno, quindi sono matite classiche, quelle diciamo grigie, tanto per capirci, però hanno queste colorazioni qui sulla parte esterna, sono a righe, verde, arancione, gialle, insomma sono carine, e anche le matite le uso molto. Poi ho preso una confezione di penne Bic colorate, quindi ci sono nere, verdi, rosse, rosa, viola, c'è di tutto, perché comunque io quando mi scrivo tutti i miei appunti, sia per il canale YouTube che per il lavoro, utilizzo spesso le penne colorate perché vado a distinguere le varie cose, le varie tipologie di cose che scrivo. E poi il pezzo forte, possiamo dire l'acquisto del giorno, è stata questa agenda qui, 2019-2020. A me questa serve per il lavoro, per prendermi degli appunti anche per il canale YouTube, quindi avevo proprio bisogno di un'agenda, perché quella che ho adesso comunque non mi fa impazzire, e inoltre non è nemmeno in lingua italiana, perché l'avevo presa su Amazon e non mi ero accorta che era in spagnolo. Io lo spagnolo non lo so, l'agenda la sto usando lo stesso, però ovviamente non mi dà tutta questa soddisfazione. E siccome ho visto che questa parte da agosto e va fino a dicembre del 2020, ho pensato di comprarla, così la posso utilizzare già da ora. Questa è carina perché all'interno ha dei messaggi motivazionali, quindi sono quelle agende un po' carine. Qua c'è scritto dipende da te, nel senso che all'interno ci sono dei messaggi che possono essere motivazionali, o comunque delle frasi che magari migliorano un po' la giornata, o comunque servirebbero in teoria a migliorare un po' la giornata, e questo messaggio dipende da te, perché comunque dipende da noi se seguire o meno questa tipologia diciamo di stile di vita. Comunque è un'agenda settimanale su due pagine, e poi ve la faccio vedere all'interno. Comunque ha praticamente 3 giorni su una pagina e 4 giorni sull'altra. Ci sono 154 stickers, quindi volendo si può decorare anche l'agenda, 2 segnalibri,
Poi ci sono delle tasche pieghevoli per andare ad inserire degli appunti, dei foglietti, quello che volete. C'è il calendario delle ferie, il calendario dei compleanni, l'agenda degli indirizzi, i numeri di telefono importanti e la pagina delle informazioni e degli appunti. È un'agenda a spirale e ve la faccio vedere all'interno. È molto carina. Qua c'è un messaggio carino che dice: la tua vita è tanto colorata quanto tu oserai colorarla. E io sono anche d'accordo con questa frase. Ed è fatta in questo modo. Vedete, ci sono 3 giorni su una pagina e 4 giorni sull'altra, con il sabato e la domenica che sono più piccoli. E qui c'è una frase che può essere motivazionale, un proverbio, insomma, qualcosa del genere. È tutta fatta in questo modo. Poi nella parte finale ha tutti gli stickers. Vedete, qua ci sono delle pagine con tutti gli stickers, ce ne sono tanti, 154, quindi di tutti i generi. Poi ci sono delle pagine per gli appunti in fondo, ci sono le pagine per ricordarvi le vostre liste, quindi potete fare, non so, delle liste di film, di libri, di quello che volete, i contatti, quindi una piccola rubrica. E nella parte in fondo qui c'è praticamente un cartoncino piegato così che si apre in questo modo, dove c'è il calendario 2019-2020. Qua ci sono i giorni di ferie e a me serve tantissimo questa cosa perché io comunque mi segno i giorni di ferie che faccio e qua c'è una parte dedicata ai compleanni, quindi per ricordarvi i compleanni. E qua ci sono 2 segnalibri che potete staccare, vedete, sono molto carini, sono rosa con i fiori così. Insomma, questa è un'agenda che oltre a essere utilissima perché davvero mi serviva, mi serve soprattutto per il lavoro e anche per YouTube, quindi per segnarmi i miei appunti. Questa veramente mi piaceva tantissimo. Ce n'erano tante tipologie, ma alla fine ho scelto questa che è anche rosa, che è il mio colore preferito. Poi l'ultimo acquisto che ho fatto non è stato fatto da Lidl, ma dal Globo, che è una catena di negozi che vendono soprattutto abbigliamento e borse, scarpe, cose del genere. Però ve la faccio vedere adesso in questo video perché l'ho acquistata oggi. Quindi diciamo che mentre andavo da Lidl ho chiesto a mio padre di accostare un attimo davanti al Globo perché sono andata con i miei genitori. Quindi, insomma, sono andata un attimo dentro e ho comprato la borsa frigo perché la borsa frigo mi serviva. Questa volta l'ho presa verde perché sta bene con i capelli rossi e questa frase ha fatto ridere tantissimo mia madre perché io le ho detto la prendo verde perché si intona bene con i capelli rossi e lei ha trovato molto divertente questa cosa. Quindi, siccome quando siamo arrivati in macchina mi ha detto questa la devi raccontare assolutamente a tuo padre, io la racconto anche a voi qui sul canale. Comunque, questa è una borsa frigo grande, molto spaziosa. Poi ne ho preso una più piccola, piccolina così, che mi serve quando viaggiamo, soprattutto per metterci i medicinali, perché noi magari in viaggio ci portiamo quei medicinali di emergenza, quindi per il mal di testa, per non so, la febbre, tutte quelle cose classiche di emergenza che tutti noi abbiamo generalmente in casa. Non voglio che prendano caldo, quindi io di solito li metto nella borsa frigo, però una borsa frigo a parte, più piccolina. E poi questa invece è quella grande che utilizzerò per andare ad inserire tutte le cose, diciamo, alimentari che bisogna tenere al fresco. Bene ragazzi, questi sono stati tutti i miei acquisti da Lidl con una piccola deviazione dal Globo. Fatemi sapere nei commenti se anche voi siete andati questa settimana da Lidl a vedere le cose di cancelleria e se avete preso anche voi un'agenda, se avete fatto un video come al solito, fatemelo sapere nei commenti che vado a vederlo volentieri. Vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto e io vi mando un bacio enorme.